Eccomi qua ragazzi, massimo intervista, esco dal Meazza e sono contentissimo. 4-0 giusto, netto, nettamente superiori ragazzi. Un Udinese che è venuto a Milano non so fare cosa, ci ha provato a tenere la partita, però alla fine hanno ceduto, è vero, sul rigore, primo gol, ma secondo me avremmo fatto lo stesso anche senza rigore. Dopo il rigore è chiaro ragazzi, partita in discesa, è uscita fuori con la nostra netta superiorità. Un 4-0 che non ho niente da dire ragazzi, niente da dire. Un Inter veramente strepitosa. Çalhanoğlu sul rigore da dischetto è un cecchino. 1-0 lì, poi Di Marco ragazzi, un sinistro all'angolino a incrociare, una minella tirata. Il portiere non poteva fare niente. E poi Thuram sul finire del primo tempo, il 3-0, dove praticamente è chiusa la partita. Poi nel secondo tempo praticamente la partita è cominciata come il primo. Cioè ragazzi ormai giocano a memoria, cioè li vedo contenti di giocare a calcio. E questa cosa mi piace. Ha fatto un gol il capitano ragazzi, un Eurogol. Una palla persa da tre quarti dove cercava di servire un compagno, non ce l'ha fatta, ha sbagliato il passaggio, la palla gliela rubano. Ma lui con caparbietà ragazzi l'ha recuperata, ha puntato la porta, ha fatto tre passi, una minella, gol 4-0 ragazzi, il capitano che ha fatto anche oggi un partitone, sempre più uomo leader. Io dico la verità, anche senza gol Lautaro oggi un 7 lo avrebbe meritato a mani basse, col gol chiaramente un 8 io si dà. Comunque veramente incarna veramente lo spirito intervista, non so come dire, veramente complimenti a Lautaro, sempre più leader, è cresciuto tantissimo, è cresciuto quest'anno, penso sia il suo anno, non so se è il mondiale, la finale di Champions, comunque Lautaro ragazzi strepitoso, complimenti a Lautaro. E niente, poi 4-0 dove non c'è la storia praticamente, un Inter che in questo momento del campionato, della stagione, non gli si può criticare niente, cioè sta facendo tutto quanto bene, benissimo, poi magari alla fine non vinceremo niente, però a oggi questa Inter qua va detta che è incriticabile, dai giocatori, allenatori, società, proprietà, fate voi, è un Inter incriticabile. Complimenti ancora ragazzi, siamo primi, solo 2 punti sulla Juve dove ieri ha vinto contro il Napoli con fatica, secondo me la Juventus ha vinto ieri in casa, ha fatto più fatica di noi la Juve con Napoli che noi a Napoli, però sono lì, non fanno un bel gioco, però ragazzi la Lega è tosta, la Juve è tosta, quindi non bisogna abbassare la guardia. Per il resto partita di oggi ragazzi, tutti i giocatori penso 3,5 in su, non ne scappa uno, cioè Damiano lo mette a sinistra, a destra, non c'è nessun problema. Bissek un giovane oggi per me ha giocato benino, magari non è una partita complicata per lui, però si è messo bene, è stato anche più positivo, cioè si è inserito, qualcosa ha fatto, ha avuto un po' di coraggio diciamo il ragazzo. Per il resto bene i cambi, cioè ormai Carlos Augusto, Aslani, Cuadrado, Arnautovic, contento di aver visto Sensi, ha fatto benino, non benissimo, e niente, contento per il capitano, per l'Inter, per noi, siamo primi e niente ragazzi, continuiamo così e che il Signore ci mandi buono. Forza Inter sempre ragazzi, arriva la massima intervista e martedì in Champion vediamo di vincere così il primo posto del girone. Questa Inter qua sinceramente non deve aver paura di nessuno. Dico di nessuno, ma nessuno. Ciao a tutti e forza Inter massimo intervista. I love you ragazzi, forza Inter sempre.